Passiamo all'oggetto numero 7, sicurezza stradale sulle principali vie di comunicazione per i comuni delle aree interne dell'Umbria, copertura telefonica, segnalazione ciclisti e pedoni in galleria, intendimenti della Giunta al riguardo. Prego, consigliere Bianconi. Grazie vicepresidente. Questa interrogazione segue il solco di altri atti che ho avuto modo di presentare in questo Consiglio regionale, atti che riguardano le aree interne, le aree più fragili di questa regione, dove lo spopolamento è sempre più forte e dove le fragilità che chi ancora ha deciso di viverci deve quotidianamente superare. Parliamo di fragilità legate all'economia, alla salute, al sistema sanitario, quindi di diretta connessione alla scuola, e infine l'interrogazione di oggi parla di sicurezza stradale. Infatti il focus che voglio fare, che voglio attenzionare a tutti voi, riguarda la necessità di riuscire a fare un ulteriore passo avanti. Perché si stanno facendo tante cose, vediamo i lavori ovunque nelle strade di questa regione, credo che si possano fare anche velocemente delle piccole cose che possono avere magari già dalla prossima stagione estiva un impatto reale sulla sicurezza. Parlo non di tutte le strade che girano intorno ai comuni delle aree interne, parlo di partire dalle principali vie di collegamento dei comuni nelle aree interne con il resto dell'Umbria. Ecco, all'interno di queste vie importanti di collegamento ci sono dei tratti, a volte lunghi tratti, che sono totalmente sprovvisti di copertura di rete telefonica. E questo è un problema. È un problema quando queste strade, che hanno durante dei momenti del giorno una grandissima mole di traffico e quindi sono a rischio di incidenti, un incidente in quell'area rischia di non dare la possibilità a chi lo subisce, ma parlo anche di un danno, di un problema meccanico alla stessa auto, a un malore di un passeggero che sia a bordo, non si ha la possibilità di lanciare un allarme. Se è un problema quando c'è molto traffico, lo è per assurdo ancora di più quando c'è poco traffico. E quindi parlo degli orari notturni, parlo dell'inverno in cui viene meno anche la circolazione dei turisti. Sono molti i casi in cui persone hanno avuto alle 11 a mezzanotte, all'una, un guasto meccanico e sono rimasti lì per ore, perché poi chi passa spesso non si ferma, perché quando si vede in questi tratti bui e isolati qualcuno in mezzo alla strada, non sempre chi passa ha il coraggio di fermarsi. Questo è un tema importante che si collega poi ad un altro argomento. L'altro argomento riguarda la bellezza del nostro territorio, le nostre montagne, colline, e queste montagne spesso, per rendere possibili e migliori collegamenti, sono state oggetto di trafori, e quindi c'è il tema dei tunnel. Non abbiamo ancora una rete di percorsi che riesce sempre a dare la possibilità a chi sceglie l'Umbria come destinazione turistica di cammini e di giri in bicicletta di poter compiere tutto il loro percorso fuori dalle vie principali di comunicazione per le aree interne. A volte ancora oggi si è costretti ad immettersi su queste strade e il rischio diventa altissimo quando ci sono le gallerie che sono migliorate dal punto di vista della luminosità, è un fatto. Credo che la Regione Umbria potrebbe, assessore, tentare di diventare antisegnale in Italia di qualcosa che già avviene in Nord Europa e avrebbe veramente un impatto economico
bassissimo. Cosa fanno nei paesi più sviluppati dove andare in bicicletta è qualcosa di molto molto diffuso? Hanno introdotto fuori dalle gallerie dei segnali automatici per i quali, luminosi, quando c'è il transito in quella galleria di persone in bicicletta o a piedi, c'è un segnalatore esterno all'ingresso della galleria che allerta gli automobilisti e i camionisti che all'interno della galleria, in quel momento, c'è un transito di biciclette o di persone a piedi. E automaticamente all'uscita della galleria il segnale viene dismesso. Questo non mette in sicurezza soltanto chi va a piedi o in bicicletta, mette in sicurezza anche gli automobilisti che spesso per evitare magari un ciclista fanno una manovra avventata e possono avere un incidente frontale con un'auto che arriva dall'altra parte. Parliamo di piccole cose, piccoli interventi che potrebbero dare un segnale importante di una regione che punta e si prende cura sempre di più di queste comunità isolate, di queste comunità che invecchiano sempre di più, che vedono nel turismo sicuramente un grande driver, e credo piccole cose che potrebbero essere alla portata della nostra regione. Ci sono tanti enti, tanti soggetti che hanno titolo ad entrare in questa partita. Personalmente ritengo che sarebbe opportuno che la Regione Umbria svolgesse un ruolo attivo di stimolo, di coordinamento e magari di raccolta di quelle risorse europee, nazionali e regionali per fare un intervento in questa direzione. A tal riguardo interrogo Assessore, lei credo in rappresentanza della Giunta, se quali interventi ha intrapreso o intende intraprendere con tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili al fine di assicurare la copertura telefonica lungo tutte le principali strade di collegamento verso le aree interne dell'Umbria, comprese le gallerie, se intende attivarsi affinché venga realizzato un sistema di segnaletica luminosa automatica che avverta automobilisti e autisti di mezzi pesanti della presenza di ciclisti e pedoni all'interno delle gallerie, aumentando così enormemente la sicurezza per tutti con un minimo investimento. Ed ultimo, se quali interventi ha intrapreso o intende intraprendere al fine di coordinare, sollecitare e realizzare il miglioramento dei percorsi naturalistici, cammini, cicloturisti presenti in Umbria, riducendo al minimo i tratti che pedoni e ciclisti devono condividere con automobilisti, mezzi pesanti, così anche da aumentare la sicurezza per tutti gli utilizzatori delle strade. Il tema, vedo che ci sono anche dei lavori in giro sulle vie di collegamento, penso alla fantomatica Spoleto-Norcia, lì spesso il tema che viene segnalato è quello della manutenzione. Lei aveva delle idee, mi auguro che possano atterrare, e credo, e lascio un suggerimento, che una divisione della manutenzione di questo settore messa in mano a chi ha degli interessi vitali collegati a questa strada possa essere una soluzione. Grazie. Prego, Assessore Melasecche. Consigliere, dunque, intanto non so se per lei è una buona o una cattiva notizia, ma come lei saprà, l'impegno di questa giunta sulla strada statale 685 Valnerina è un impegno veramente storico dal punto di vista dei risultati, perché come noto, glielo confermo, entro pochissimi mesi iniziano i lavori per la Tre Valli da Baiana a Firenzuola. Ci stiamo adoperando al massimo per ottenere il finanziamento per l'ultimo tratto, 7 km di galleria, quindi anche lì avremo il problema quando sarà di collegamenti telefonici, ma ci sono numerosi altri interventi su quella tratta, e l'ultimo che abbiamo in qualche modo comunicato ai sindaci è quello relativo al bivio di Serravalle, dove finalmente, dopo decenni e decenni di speranze, di richieste, si va a definire un nuovo
assetto che va a valorizzare Serravalle, consente una viabilità più fluida per andare a Cascia e per proseguire per Norcia. Quindi, però il tema, quello del collegamento telefonico, soprattutto per le gallerie, è un tema che non interessa solo le aree interne, ma interessa anche le stesse gallerie di Perugia, cioè gallerie o sulla E45 con forti flussi di traffico, anzi, maggiore il traffico, più c'è la necessità di potersi collegare immediatamente e non bloccare la strada in caso di incidente, cercando di raggiungere il primo punto SOS disponibile. Ora, il tema del potenziamento della copertura del segnale per la telefonia cellulare nelle gallerie e sulle strade statali della Regione è da tempo particolarmente attenzionato dall'assessorato regionale alle infrastrutture, facendo proprie le segnalazioni di disagi da parte di un'utenza sia indifferenziata che qualificata, amministratori, operatori di pronto soccorso, vigili del fuoco, protezione civile, sull'indisponibilità del segnale telefonico cellulare all'interno di diverse gallerie sulle strade statali che interessano il territorio regionale, si sono tenuti specifici incontri e interlocuzioni con la struttura territoriale Umbria dell'ANAS, ente preposto per competenza alle strade statali. In esito alle citate interlocuzioni, con protocollo numero 218665 del 29 settembre dell'anno passato, a mia firma, la Regione ha formalmente segnalato ad ANAS l'assoluta necessità di intervenire prima possibile per garantire una copertura continua del segnale telefonico cellulare indistinto per operatore all'interno delle gallerie presenti sulle strade statali della Regione. È evidente infatti che la copertura telefonica rappresenta un importante strumento di sicurezza per chi viaggia, consentendo comunicazioni tempestive ed immediate in caso di incidenti ed emergenze, in particolare all'interno delle gallerie. Riguardo al tema, appunto, abbiamo ridefinito ulteriormente con una lettera il 10 ottobre, quindi pochi giorni fa, in quanto abbiamo chiesto all'ANAS aggiornamenti su quanto avevamo già chiesto. E quindi l'ANAS ha precisato pochi giorni dopo che, a seguito di interlocuzioni risalenti al marzo ultimo, ha recentemente ricevuto in data 4 ottobre una manifestazione di interesse di carattere generale all'installazione di impianti di telecomunicazione nelle gallerie, con contestuale richiesta di schema di concessione ANAS, eventuali oneri di concessione da parte della Boldin Networks Italia, già by Communication. ANAS si è impegnata a fornire tempestivi aggiornamenti in proposito. Abbiamo sollecitato anche quest'oggi, perché il problema è dato dal fatto che gli attuali regolamenti prevedono il pagamento da parte di queste società dei diritti all'ANAS. E questo poiché non c'è un utile reale da parte della società, ma solo un costo di installazione e manutenzione, è chiaro che se per di più debbono pagare questi diritti, poi alla fine nulla si conclude. Quindi stiamo sollecitando ANAS, avendola interessata già da 2 anni, per andare a definire una volta per tutte questo problema. Per quanto riguarda invece le aree anche della Valnerina, al di fuori delle gallerie, ANAS risponde che è una questione di normativa nazionale e che ben poco è possibile fare dall'Umbria nella marea di proposte. Noi proveremo adesso a segnalare, ma il problema, lei capisce, non è il problema delle strade, è il problema delle aree. Ci sono case sparse, ci sono piccoli villaggi, borghi arrampicati sulle colline. È un problema che interessa le aree interne in qualche modo, che interessa temi molto più ampi di politica nazionale
su cui faremo il possibile per sollecitare, ma è chiaro che non riguarda tanto l'ANAS quanto problemi molto più ampi. Ora, per quanto riguarda in particolare il tema delle ciclovie, anche qui dice ANAS, non possiamo introdurre meccanismi che non siano previsti normativamente a livello nazionale. Quindi questa segnalazione all'interno delle gallerie diventa obiettivamente una questione che va segnalata al governo per vedere se questa normativa, esiste una normativa o meno europea, se, come dice lei, già questo provvedimento esiste in altre nazioni. Per quanto riguarda però, lo ricordo, le ciclovie, sia per quanto riguarda la ciclovia del Trasimeno, ciclovia del Tevere da Città di Castello a Ponte San Giovanni, ciclovia del Nera da Terni a Narni, la ciclovia Monte Corona Gubbio Fossato di Vico, che ci sono investimenti per circa 13 milioni di finanziamenti por FESR, compresi i fondi della legge 145 per la Terni Narni. Tutti questi investimenti tendono a migliorare assolutamente la sicurezza delle ciclabili e, ove possibile, a separare con barriere, come avverrà nella ciclabile Terni Cascata delle Marmore, ove la ciclabile è appaiata alla strada statale, in modo tale da mettere in sicurezza assolutamente il ciclista che procede. A questo aggiungiamo l'investimento Rivotorto Santa Maria degli Angeli con oltre 1 milione e il miglioramento della ciclovia Assisi Spoleto per 1,3 milioni. Quindi devo dire, gli investimenti sono notevoli. Aggiungo la Spoleto Norcia, su cui, come lei ben sa, abbiamo circa 10 milioni su cui stiamo intervenendo e dove cerchiamo di fare di tutto con le nuove normative, per quanto nel caso specifico, per fortuna, la Spoleto Norcia corre quasi sempre su sedime dedicato. Quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci grossi problemi. Ho ottenuto dal bilancio 100.000 euro l'anno per la manutenzione delle ciclabili, non basteranno sicuramente, ne richiederemo altri, ma indubbiamente finalmente questo problema della manutenzione è attenzionato sicuramente da questa giunta, cosa che non era avvenuto prima in passato. Ora abbiamo anche ulteriori interventi nell'ambito del programma FESR 21-27 proprio sulla mobilità dolce, quindi nuovi investimenti, sicurezza, tutto nell'ambito di quanto oggi prevede la legge rispetto a proposte che apprezzabili ma che, non rientrando nella normativa nazionale, non ci consentono ad oggi di intervenire. Positivo quanto è stato fatto, credo, risposte a breve per quanto riguarda invece continuità, linea telefonica nelle gallerie, Forca di Cerro, Galleria di Perugia, E45, soprattutto quelle lunghe dove l'interruzione della comunicazione può, in caso di incidente, comportare problemi. Grazie. Prego. Grazie. Grazie, Assessore, per la sua risposta. Sono contento dei tanti investimenti che si stanno facendo dal punto di vista infrastrutturale anche nelle aree interne dell'Umbria. Questa mattina mi sono arrivati una decina di messaggi, perché credo risalga ieri o all'altro ieri la pubblicazione di tutto il piano di investimenti, e il terrore che molti hanno rappresentato è: ma le persone poi durante le buone stagioni riusciranno ad arrivare in questi comuni? Quindi le chiedo già adesso, per evitare di farle un'interrogazione, non le chiedo adesso ma le sollecito adesso di farle un'interrogazione fra qualche mese, che nella messa a punto dei contratti con chi dovrà realizzare questi cantieri ci sia anche un'attenzione alla gestione dei flussi turistici verso le aree interne nei periodi di alta stagione, e quindi che i cantieri possano avere una gestione smart, come di questo sarebbe bellissimo, non utile,
credo che spesso si possano trovare delle soluzioni concrete se si cercano veramente. Vicino a questo faccio soltanto una considerazione, noi avevamo avuto in seconda commissione un'audizione con ANAS, ci aveva rappresentato che oggi le gallerie, tra virgolette, hanno già sistemi di sicurezza per allertare di eventuali incidenti, quindi il focus ci hanno invitato a spostarlo, ci hanno parlato di questo progetto pilota per l'Umbria che mi auguro possa atterrare prima possibile, ma l'emergenza numero uno a mio avviso per queste principali vie di comunicazione nelle aree interne è avere copertura telefonica, quindi l'intervento che auspico possa coordinare la regione non è tanto verso ANAS ma è verso le compagnie che gestiscono la rete telefonica, trovare un accordo che possa essere sostenibile per loro, per la nostra regione e per chiunque altro possa avere voce in capitolo, per fare in modo che ci sia la sicurezza lì dove oggi manca totalmente. Mi auguro, Assessore, che possa attivarsi in questa direzione e ringrazio tutti, anche la nostra Presidente, per avermi dato questo tempo. Grazie. Grazie, consigliere. Passiamo all'oggetto numero 8. Prego, consigliere De Luca. So benissimo che questa giunta, diciamo, è molto forte con i deboli e molto debole con i forti, ma vedere sostanzialmente quello che sta accadendo nei rapporti con Enel è, a mio modo di vedere, abbastanza imbarazzante. L'ultima interrogazione fatta con l'assessore Morroni, con il vicepresidente Morroni, in merito a un altro tema, quello della nuova legge sull'idroelettrico, ci ha restituito una fotografia, a mio modo di vedere, incredibile, in cui Enel sembrerebbe aver presentato, sostanzialmente avanzato, una controversia contro la regione proprio per l'approvazione della nuova legge. Quindi ci ritroviamo con una totale rigidità da parte di Enel su questo, mentre poi c'è, diciamo, chi va in giro parlando di 100 milioni, lettere, roba, come il sindaco di Terni, ovviamente rimanendo del tutto inascoltato e neanche preso in considerazione, e dall'altra parte, laddove invece la regione dovrebbe far vedere i muscoli e chiedere il rispetto degli impegni, in particolar modo su aree dove Enel insomma, nel corso degli anni ha tutte le responsabilità di dover restituire alle popolazioni, alle comunità locali, non solo garanzie sul futuro di determinati investimenti, ma anche sulla bonifica, sulla riconversione di determinati importanti siti che nel corso degli anni hanno avuto un impatto estremamente deciso sul territorio. Invece la giunta si squaglia e diventa una specie di cera persa. Ecco, questo è un minimo di preambolo per parlare di quella che sostanzialmente è la situazione della centrale Enel di Gualdo Cattaneo, una sostanzialmente, senza entrare nel merito di quello che più volte è stato, diciamo, ricapitolato, ovvero una centrale che sostanzialmente nel corso degli anni, tra il 67 e il 90, ha bruciato olio combustibile denso e carbone dal 1991, su cui ad oggi sono sostanzialmente estremamente pochi i documenti relativi all'impatto ambientale di questo tipo di attività nel corso di oltre 40 anni. Come Enel abbia sostanzialmente chiuso le attività con degli impegni però precisi, con un accordo di programma che aveva impegnato
a determinati investimenti in maniera più o meno discutibile. Questa regione ha individuato l'area della centrale di Gualdo Cattaneo per gli interventi relativi alla definizione del polo regionale dell'idrogeno proprio in questo sito, con un importante investimento. Parliamo di un intervento che stimato, i costi di realizzazione e di gestione per avviare il progetto, parliamo di 100 milioni di euro, 75 milioni in infrastrutture, 25 milioni di costi operativi nei primi 4 anni, un progetto che prevedeva sostanzialmente 18 ettari per 5 ettari per la produzione dell'idrogeno, 9 ettari dell'ex carbonile destinati a un impianto fotovoltaico. Le ovviamente criticità che ho sempre sollevato erano più che altro relative all'isolamento di quest'area rispetto a quelli che sostanzialmente erano le aree con più necessità di essere collegate, in particolar modo Terni e Gubbio. Parliamo di questa tipologia di intervento. Come sappiamo, nel corso di questi mesi il governo, nell'ambito della revisione degli obiettivi del PNRR al vaglio della Commissione europea, avrebbe rimodulato i fondi europei per il settore dell'idrogeno. È uno delle aree che viene sostanzialmente inserita nel documento promosso dal ministro Fitto. Questo potrebbe mettere sostanzialmente in seria discussione il progetto prima promosso dalla Regione Umbria per la riqualificazione e riconversione dell'area dell'ex centrale a carbone di Enel. Quello di cui siamo certi è che siamo a fine 2023 e sostanzialmente ancora non è partito nulla. Il 2026 è dietro l'angolo, quindi si interroga l'assessore Fioroni per sapere quale sia lo stato dei programmi di riqualificazione e conversione dell'ex centrale Enel di Bastardo e i relativi tempi previsti per l'attuazione dei programmi, e se, come minacciosamente paventato, la rimodulazione dei fondi del PNRR relativi all'idrogeno possa mettere in discussione il progetto prima relativo all'area. In tale eventualità si chiede di indicare i programmi alternativi relativi alla verifica dello stato di contaminazione delle matrici ambientali e alla successiva bonifica, chiarendo ovviamente a Prato Verde, chiarendo quali sono state le interlocuzioni con Enel e se ci sono stati i presupposti per obbligare in capo alla stessa gli obblighi di bonifica quale soggetto responsabile della contaminazione. Grazie, prego assessore Fioroni. Il consigliere Di Luca ricorderà che la stagione in cui nasce il progetto di Gualdo e dell'idrogeno, progetto detto prima, è quella stagione del PNRR legato al governo Conte, in cui era stato chiesto alla Regione di sviluppare progettualità strategiche relativamente a possibili ambiti di intervento del PNRR. Sotto tale richiesta del governo noi elaborammo un progetto che vedeva appunto nella riqualificazione della centrale di Gualdo un centro per la produzione di idrogeno con una progettualità piuttosto complessa che cubava, come appunto ben la bella ricordata, 100 milioni di euro, salvo poi il governo Draghi fece una scelta totalmente diversa di gestire fondamentalmente i bandi del PNRR in una logica che di fatto lasciava ben poco spazio, soprattutto anche sulle tematiche alle regioni, di svolgere una funzione di coordinamento e di gestire progetti pilota, ma con una dinamica di bandi molto più verticali. Ma ciò nonostante la Regione, nonostante la scelta del governo Draghi di operare con investimenti trasversali senza ruolo di coordinamento regionale, abbiamo continuato a interloquire su Enel su una progettualità, sia perché costituendo un tavolo di lavoro abbiamo cercato di capire se questa progettualità fosse compatibile con i fondi Hydrogen Valley che poi il governo ci ha assegnato, che sono 14 milioni e che chiaramente non andavano a soddisfare l'esigenza di un progetto ben più consistente, sia ancora per capire come la progettualità dell'idrogeno, in assenza di un investimento con quella massa critica e in mancanza di
una vicinanza, come anche da lei evidenziato, gli utilizzatori finali potesse essere coerente. Abbiamo, a seguito dell'espletamento delle procedure del bando Hydrogen Valley, fatto una richiesta ulteriore al governo di un finanziamento per sviluppare progetti sull'idrogeno per entrambi le due centrali, sia di Gualdo che quella di Pietrafitta. Va da sé che la progettualità originale, così come era stata pensata, con una che cubava 100 milioni di euro, non è stata più realizzabile, e onestamente la mancanza di una risposta da parte del governo sulla possibilità di innalzare risorse a favore della regione per interventi sulle aree industriali collegate non è andata a buon fine. Stiamo comunque lavorando come un gruppo di lavoro per cercare di capire con Enel come procedere a una riqualificazione di un'area che comunque sta vedendo attività di espletamento e di bonifica arrivate circa al 30%, e quindi stiamo lavorando sulla prospettiva di creare un rinnovato sito industriale per il rilancio dell'area. Grazie Assessore anche per la precisione nei tempi che ha rispettato puntualmente. Per la replica il consigliere De Luca. Quindi, preso atto che le sparate di due anni fa, sostanzialmente un anno fa, si sono dissolte nel nulla, che per la centrale di Bastardo non c'è alcun tipo di prospettiva futura, che le criticità che avevamo ovviamente sollevato in merito a quella che era la distanza dagli utilizzatori finali, così ha detto lei Assessore, era pienamente ovviamente prevedibile e confermata, che oggi ci ritroviamo sostanzialmente quindi con un nulla di fatto e con un buco in mezzo al cuore della regione. Quello che oggettivamente bisogna prendere in considerazione è come, ribadisco, quando Enel viene in regione, mostra i muscoli di fronte a una legge, quella dell'idroelettrico, che non solo è sacrosanta, ma è stata fatta con tutti i criteri e con tutti i crismi. Questi si permettono di bloccare, ripeto, una regione in merito a queste risorse che dovranno continuare a essere accantonate, e laddove invece noi dobbiamo tirare fuori i denti su una situazione di questo tipo, facciamo gli agnellini. Questo per me è irricevibile. Grazie, procediamo con l'ultima interrogazione, l'oggetto numero 9, recupero ex ospedale San Floro di Città di Castello. Interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Agapiti. Grazie Presidente. Parliamo del recupero dell'ex ospedale San Floro di Città di Castello, con una brevissima storia che l'Aula sicuramente conoscerà, ma a beneficio di chi ci ascolta. Parliamo di una struttura che nel 2000 venne chiusa a favore dell'attivazione del nuovo ospedale di Città di Castello, una struttura che ha un livello di pregevolezza architettonica e storica, rientra non a caso tra beni sottoposti a vincolo perché ha un interesse storico e culturale molto elevato. Una struttura che di fatto rappresenta un pezzo dell'identità del comune di Città di Castello, sviluppandosi su tre piani per oltre 10.000 metri quadrati nel centro della città, e quindi una struttura che nel momento in cui è stata svuotata delle sue funzioni ovviamente rappresenta un vulnus per tutta la costruzione dell'identità un po' di quel territorio. La storia della struttura risale a molto tempo indietro. Negli ultimi anni, nel 2022 nella fattispecie, dalla Regione dell'Umbria furono assegnati 3 milioni di euro per la messa in sicurezza di questo complesso in funzione anche degli eventi sismici del 2016, attivati poi negli anni successivi. Importo che è evidente non basti, in quanto da stime che l'assessore riferì anche in quest'aula qualche mese fa, si sono quantificati in circa 32 milioni di euro i costi per il recupero complessivo di tutto l'edificio. È evidente che
recuperare questo edificio, visto che se ne è parlato molto in quest'aula, rappresenta oltre che un'importanza strategica per il comune, città di Castello, ma anche direi per tutta la comunità regionale, si chiede all'assessorato se e quali interventi urgenti si intendono assumere, se la giunta ne ha già assunti a breve e quindi di conoscerli, sia per mettere in sicurezza la struttura, sia per renderla nuovamente centrale nel suo utilizzo per la comunità di Fernate. Grazie. Grazie Presidente. Allora, il complesso immobiliare denominato ex ospedale San Florido è pervenuto al patrimonio dell'amministrazione regionale in data 36-2006, a seguito di apposita convenzione tra la Regione Umbria e l'azienda ASL 1. In conseguenza degli eventi sismici 2016, nel 2017 è stata emessa l'ordinanza sindacale con cui il sindaco del comune di Città di Castello ha dichiarato l'inagibilità totale dell'immobile, ordinando alla proprietaria Regione Umbria di effettuare alcuni lavori di messa in sicurezza dell'immobile stesso. Nel settembre 2017 sono stati effettuati lavori urgenti da parte degli uffici regionali per complessivi 45.000 euro e successivamente è stata formulata una prima richiesta di finanziamento al commissario straordinario del governo per la riparazione dei danni derivanti dal sisma per oltre 17 milioni, prevedendo solo l'intervento di miglioramento sismico delle strutture portanti dell'edificio, non contemplando le spese per gli impianti e le opere di finitura. Nella fase di programmazione degli interventi della ricostruzione post-sisma, con l'ordinanza commissariale 56 del 2018, è stato individuato come soggetto attuatore il Comune di Città di Castello, assegnando provvisoriamente un contributo di 3 milioni di euro. Il Comune di Città di Castello non ha fatto pervenire all'USR nei tempi e nei modi previsti la congruità dell'importo richiesto, fondamentale per la conferma del finanziamento, pertanto l'USR non ha potuto riconfermare il contributo. In data 28 luglio 2021 è stata avviata la fase numero 2 del censimento opere pubbliche danneggiate, sisma 2016, e con l'ordinanza 129 del 2022 il commissario straordinario del governo ha approvato il nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, nel quale è stato previsto anche l'intervento inerente l'ex ospedale di San Florido, prevedendo un importo di 3 milioni di euro. L'intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici della Regione Umbria 23-25, adottato con DGR 289 del 22-3-2023, per un importo pari a 2,7 milioni, contemporaneamente inserito nella programmazione biennale 23-24 degli acquisti di beni e servizi della Regione, adottato con la DGR 316-29-3-2023, per un importo pari a 300.000 euro. Con determinazione dirigenziale 4.590 del 28/4/2023 è stato quindi determinato di approvare il capitolato speciale concernente la progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo pari a 204.000 euro. A seguito della procedura negoziata è stato aggiudicato l'incarico ed attualmente sono in corso le verifiche sulla documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, che si concluderanno entro i primi giorni di novembre. L'immobile inoltre è stato oggetto di lavori di messa in sicurezza delle facciate iniziate in data 19 giugno 23 ed ultimati in data 3 luglio 23. Per l'importanza e la centralità che la struttura di San Florido ricopre per la comunità tifernate, per la Regione Umbria, essendo lo stesso un bene di pregio architettonico risalente al Settecento e situato nel centro storico di Città di Castello, questo assessorato ha già concordato con la Direzione Sanità, proprio al fine di intervenire in modo coordinato nel quadro delle politiche di valorizzazione del patrimonio regionale, un intervento di riuso del complesso immobiliare. Tale ipotesi di riuso presuppone il consolidamento dell'intero complesso immobiliare e la destinazione di una porzione dello stesso a polo di servizi per la salute. Proprio a seguito del confronto con la Direzione Sanità, il Servizio Demanio e Patrimonio ha intrapreso lo studio
per la fattibilità di un primo stralcio funzionale che vada ad interessare la riqualificazione della parte più storica e connotata da maggior pregio architettonico. Le prime stime in corso di perfezionamento mettono in evidenza un importo complessivamente pari a 12 milioni di euro per il completamento del suddetto primo stralcio. Sulla scorta di quanto evidenziato, trattandosi ovviamente di un investimento estremamente significativo, la Giunta regionale sta esaminando la programmazione dei fondi per lo sviluppo e coesione al fine di inserire tale intervento all'interno della programmazione stessa e dare una risposta a quel territorio dopo oltre 20 anni, quasi 20 anni. Fora. Grazie all'assessore Agapiti, se le notizie che oggi ci anticipa verranno confermate, credo che sia una buona notizia per la comunità di Città di Castello, per tutta la comunità di Città di Castello, che non ha colori politici, per cui è importante e ben venga che i miei colleghi si glorino di questa buona notizia. Penso che ce ne gloriamo tutti complessivamente, e il merito andrà alla Giunta e non esclusivamente a qualche consigliere comunale o regionale, immagino. Grazie.